troviamo nel granaio dell'agriturismo Castel di Pugna. Siamo qua insieme ad Alessandro Pellegrini. Alle nostre spalle c'è una meraviglia, molti tartufi. Un'annata, questa del 2014, molto buona? Sì, diciamo che è stata un'ottima annata, forse una delle migliori degli ultimi 10-15 anni, sia per abbondanza che per qualità, un po' in tutte le zone della Toscana, dell'Umbria, del Piemonte, è sicuramente un'ottima annata. In particolare questi tartufi da dove provengono? Diciamo questi tartufi qua principalmente sono qui della zona delle Crete Senesi, qualcosa del Chianti, comunque tutte nelle zone limitrofi di Siena, che diciamo è un'ottima zona sia per il bianco che per il nero uncinato, detto anche scorzone invernale. Il tartufo è un prodotto pregiatissimo, diciamo che c'è proprio una cultura dietro anche alla sua raccolta. Prima tradizionalmente anche in alcuni paesi, per esempio la Francia, si usano ancora i maialini per raccoglierli, perché comunque diciamo, lo individuavano immediatamente. Qua in Italia oggi è vietato, quindi chi trova i tartufi? Il tartufo diciamo che è riservato esclusivamente alla raccolta con i cani, quindi molte razze, alcune sono vietate per la pericolosità della razza, però esclusivamente con il cane si può cercare, e l'attrezzo adatto che è il vanghino, vanghetto, a seconda della zona diciamo. Tu hai un tuo cane che hai addestrato? Sì, ho il mio cane appunto di fiducia, che è un labrador nero che si chiama Pepita, una femmina, e appunto vado sempre in cerca nelle zone qua del senese e anche zone limitrofi, quindi diciamo si può andare al massimo con due cani, ma io preferisco andare comunque con uno perché si segue meglio il cane. Come si addestra un cane? Qualche consiglio? Sì, diciamo che ognuno ha i suoi metodi. Io praticamente già da piccolo, dai 3 mesi, diciamo che usando anche dell'olio tartufato, imbevendo magari anche una pallina da tennis, per dire, si comincia a lanciarlo, il cane lo segue e ogni volta che lo riporta o lo individua si dà una ricompensa in cibo, crocchette, pane, formaggio, e da lì piano piano si comincia diciamo a sotterrarlo, e ogni volta appunto che avviene il ritrovamento si frena sempre. Poi già dai 3-4 mesi si può già portare nel bosco il cane, sperando di imbattersi in qualche bel tartufo in maniera naturale. E poi il segreto sicuramente è le ore di lavoro, cioè il cane più sta nel bosco e più diventa bravo velocemente. Ma il cane non è goloso di tartufi, dico, non c'è il rischio che il tartufo se lo mangi? Il rischio c'è, e purtroppo in diversi casi questo contribuisce anche magari a rompere il tartufo, ahimè, purtroppo qualche volta succede, però diciamo che anche questo fa del cane un buon cercatore, perché l'istinto, comunque anche la golosità, lo spinge a cercarlo, oltre alla ricompensa anche una cosa che gli piace naturalmente. Poi ci sono quelli più bravi che riescono a fermarlo nell'attimo in cui lo trovano, altre volte invece se lo mangiano, per dire. Un altro rituale importante è quello della pulizia del tartufo, ecco, come deve avvenire? Ci sono degli strumenti appositi? Sì, sicuramente diciamo che fino a che non viene utilizzato in cucina non va lavato, questo sicuramente, perché poi può solo peggiorare lavarlo subito. Diciamo nel momento del ritrovamento, usando appunto lo strumento, gli si toglie diciamo la parte principale di terra e poi va conservato a temperatura di frigo di 2-3 gradi, avvolto in una carta dentro un contenitore ben sigillato, perché comunque l'odore è sempre forte e penetrante. E diciamo che va appunto solo pulito completamente, lavato sotto acqua fredda, diciamo un'ora prima di utilizzarlo alla fine. E il consiglio migliore è quello di mangiarlo prima possibile. Veniamo ora appunto agli abbinamenti. Ecco, il tartufo come può essere cucinato? Ah, sicuramente qui nella Toscana, che siamo molto amanti anche della pasta, e il piatto principale è appunto abbinato ai vari tipi di pasta anche fatta a mano. Quindi le tagliatelle, il tagliolino, gli gnocchi, i ravioli, diciamo queste sono le portate principali, anche i pici, perché no. Poi sicuramente si può anche abbinare anche dei secondi, delle tagliate, delle carni anche di cinta senese, dei crostini, poi i piatti sono svariati e sempre più si sperimentano piatti nuovi a base di tartufo. I fedelissimi del tartufo storceranno un po' il naso, perché spesso il tartufo piace genuino così com'è, però esistono anche altri prodotti, altre declinazioni, per esempio l'olio al tartufo. Sì, certo, ovviamente gli amanti e stimatori del tartufo preferiscono il tartufo fresco, anche perché nelle nostre zone fortunatamente ce n'è molto. Diciamo che i prodotti poi
che ruotano intorno al tartufo sono ormai svariati, circa 40-50 prodotti, a partire dalle salse, l'olio tartufato, la caciotta al tartufo, la salsa di ceci, di carciofi, l'olio con le scaglie di tartufo. Ma io anch'io stesso li vedo più come prodotti più turistici, magari per regalare, così. Diciamo, noi da buon toscani amiamo le cose fresche, fatte lì per lì, e quindi usando il tartufo fresco. Molte iniziative di Castel di Pugna, c'è anche proprio un'ultimissima novità che riguarda il tartufo. Di cosa si tratta? Sì, noi organizziamo la ricerca del tartufo su prenotazione per piccoli gruppi, per appassionati. Facciamo provare l'emozione della ricerca del tartufo con il cane, col nostro amico Alessandro, e dopo possiamo tutti insieme degustare le prelibatezze del tartufo, di quello che abbiamo trovato al ristorante Granaio di Castel di Pugna.